Ciao, sono appena uscita da messa e niente, volevo condividere con voi due cose che mi stanno parecchio aiutando in questo periodo. La prima cosa è la preghiera davanti al tabernacolo, che è una cosa un po' inaspettata, nel senso che così, senza nemmeno tanto accorgermi, ma dopo la messa sentivo sento il bisogno di fermarmi, di stare lì ancora un po' e di non andare via subito, ma stare lì, seduta e parlare un po' con Gesù, pregare, affidargli un po' tutto. E così piano piano ho iniziato a fare questa preghiera al tabernacolo, quindi guardando il tabernacolo e sapendo che lì è riposto, no? Il corpo di Cristo che è stato consacrato, e quindi sono le particole consacrate che sono in più, che non sono state consumate e vengono riposte, no? Nel tabernacolo, e quindi lì c'è la vera presenza di Cristo in quelle particole. E quindi io sì, mi rivolgo un po' a Lui, poi sapendo che Lui è anche dentro di me, avendo ricevuto l'Eucaristia, e gli parlo. Sto lì un po' in ascolto, un po' gli dico, tendenzialmente prima gli devo dire tutta una serie di cose, e poi a volte sto anche in ascolto. E quindi, ed è veramente qualcosa di prezioso, dove sento che proprio ricevo tantissimo. E un po' forse ho cominciato perché avevo sentito la veggente Maria di Medjugorje, che in varie occasioni diceva sì, che lei, perché lei vive in Italia, e aveva notato che noi, le chiese sono molto vuote, che dopo la messa nessuno si ferma, o comunque anche in altri momenti della giornata le chiese sono vuote, no? Perché la preghiera al tabernacolo si può fare anche in altri momenti, perché le chiese sono aperte, accessibili, e quindi si può entrare in chiesa. Magari adesso ci sono alcune restrizioni per il Covid, eccetera, o magari ci sono alcune cappelle che sono magari meno frequentate, allora possono essere spesso chiuse, ma quelle parrocchiali di solito sono aperte. E quindi lì si può stare un po', no? A pregare. E veramente vedo che il Signore mi sta donando proprio anche il gusto di stare lì. E quando sto lì davanti al tabernacolo, di solito vado un po' liberamente, diciamo che non... sì, tendenzialmente gli affido magari le cose più urgenti, le cose più così che mi preoccupano, comunque mi stanno a cuore. E poi c'è un'altra cosa, che è la seconda cosa che volevo dirvi, che ho integrato e che specialmente lì davanti al tabernacolo mi capita di farla, ma in realtà anche durante la giornata oppure la sera, che è quello di ringraziare e lodare Dio per tutto quello che va male. Perché questo è stato un po' un cambio, nel senso che io pensavo che è giusto, insomma, di ringraziare Dio, perché anche nelle situazioni più difficili c'è qualcosa di buono. No, già solo il fatto che mi sono svegliata, sono viva, posso vivere, questa è una cosa, no, è un dono gratuito poter vivere. Il cambio è stato quando io e mio marito abbiamo visto che il Signore ci ha condotto proprio in questa direzione di ringraziare anche per tutto quello che va male, quindi tutto quello che ci fa soffrire, tutto, e quindi proprio tutto, fare questo perché tutto concorre al bene per coloro che amano Dio, e anche perché
i santi, molti santi, e proprio ringraziavano di tutte le croci, di tutto quello che andava male. San Francesco d'Assisi diceva, chiamava perfetta Letizia quando gli capitavano le situazioni più critiche, oppure Bernadette ringraziava Dio per averla fatta così poco intelligente e così povera e così, insomma, ed è tutto, c'è proprio un testo che è una sua preghiera dove lei veramente ringrazia di tutto quello che per cui noi non saremmo assolutamente, io non sarei portata a ringraziare. E questo cambio così, no, di ringraziare e lodare Dio proprio nella, così, senza ragionarci poi troppo, senza dire ma questo, ma quello, ma proprio in uno slancio come di abbandono, no? Di dire ok Dio, tu hai tutto in mano, hai in mano la mia vita, sai che cosa sta succedendo e tu tutto lo volgi al bene, tutto concorre al bene, no? E quindi mi fido, ti ringrazio e ti lodo. E devo dire che proprio mi fa un effetto di, molto spesso mi fa un effetto di cambiarmi l'umore, cioè mi dà un attimo di leggerezza e di umore buono. E non è facile, però vedo che mi aiuta, se no mi aiuta a non cadere nel loop di andare anche a guardare tutto quello che non va, magari amplificarlo e renderlo ancora, cioè in realtà c'è il male, anche se non lo amplifico è oggettivo, però stare troppo a pensarci, stare troppo lì, cioè alla fine mi fa andare giù, per cui io invece voglio andare su, voglio tenere il cuore alto, voglio tenere alta la fede, e quindi vedo che mi aiuta tantissimo, e questo è veramente, questo rientra nella logica del Vangelo, cioè il Vangelo è così, cioè Cristo è così, tiene insieme estremi, è un'ottica totalmente sottosopra, tutta diversa da quella del mondo, e quindi io è da pazzi, cioè a volte veramente mi penso che è un po' da pazzi, ma è così, cioè comunque credere che la particola consacrata è corpo e sangue di Cristo è da pazzi, cioè ci vuole, come dire, una pazzia per accoglierla, cioè devi fare un salto, deve esserci un coraggio, un qualcosa di un guizzo che porta ad altro, cioè è un salto verso l'altro, verso qualcosa di altro che è Dio, è un mistero, è un tuffo nel mistero. Io, cioè, ringraziare e dare Dio è rendersi conto, farsi piccolo di fronte a un mistero e dire bene Gesù, tu sei, mi hai creato, mi hai messo nella vita, mi hai messo qui in questo posto e mi stai conducendo, e quindi tu sei il mio pastore e io non manco di nulla, io mi fido di te, mi fido completamente, immensamente, confido in te, fai tu, grazie di quanto mi hai donato, grazie di tutto, grazie, lode, ti lodo Signore perché tu sei grande, tu mi ami, tu sei re, tu sei tutto, e quindi vado avanti con la mia giornata e accolgo quello che succede, perché se io inizio a ribellarmi ogni volta che mi ribello, ogni volta che mormoro, ogni volta che inizio a fare i conti, a fare i confronti con gli altri, cioè è deleterio, cioè è praticamente andare giù e è finita, cioè non ne vai fuori, non resisti, non vivi. Invece questa pazzia è quella che, cioè, in realtà funziona, perché allora tu vai oltre anche a quello che non va e vivi in un'altra ottica, cioè noi siamo qui ma non siamo fatti
per stare qui. Cioè, veramente noi siamo fatti per il cielo, siamo fatti per qualcosa che comincia qui e che è importantissimo e che comprende la vita qui. Però noi siamo fatti per qualcosa di più grande. Cioè, ogni sofferenza, quello mi dice che quello che c'è qui non basta, non è abbastanza. Ma perché? Perché siamo chiamati ad altro che comincia qui. Siamo chiamati alla vita eterna, all'eternità. E allora qui non ci sarà mai, non è il paradiso qua, non è contentezza, soddisfazione. Magari c'è per un certo tempo, ma non è detto, e non è detto che sia piena, non è detto che sia vera. Cioè, è troppo poco, è troppo poco quello che c'è qui. Noi siamo eterni, siamo fatti per la vita eterna, siamo nati e non moriremo mai più. Quindi questa è, cioè, ci vuole un'ottica completamente ribaltata rispetto a quella del mondo. E io sono grata di conoscere questa logica, perché se no non so dove sarei, cosa farei. Grazie a Dio che qualcosa ha fatto nella mia vita di forte anche. E niente, io vi saluto, vi abbraccio. Adesso devo scendere, devo fare qualche acquisto. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Why is the sun a host in the sky? Why?